Beh, devo dire onesto e sincero che la canzone Loca di Shakira mi piace, non me ne vergogno di dire sta cosa. Pronto? Io non mi vergogno, signora, lei si vergogna, buongiorno. Buongiorno, l'annunzio sono, mi ha riconosciuto? Sì, signora, l'ho riconosciuto, infatti ho detto, lei si vergogna. Pronto, sono Nancy. Oh, Nancy, buongiorno. Come sta? Perché devo chiamare? Scusi un momento, Sofiella, viene qua, viene qua. Signora. Lascia sta, viene qua. Signora, io... Posila. Allora, signora, ma che posila? Ma che posila? Stavo a suonare la chitarra, signora. Ancora c'è 2 mesi in mezzo, non puoi suonare la chitarra. Signora, la parola è importante, posala, non posila. La parola è importante. In italiano è posila. Sì, che posila. Vabbè, comunque, signora, io speravo che lei, insomma, con un po' di buonsenso... Finta, noi stiamo organizzando il festival di San Giorgio, lei lo sa, no? Beh, ogni anno in questo festival periodo. Festival a Canoro di San Giorgio, perché quelli che vengono a cantare sono pugno da cane, quindi sì, il festival certo, a Canoro. Certo. E in risposta al festival di Sanremo, che è una minchiata, esatto, noi facciamo il festival di San Giorgio, sempre santo è. Festival Sanremo, Canoro, San Giorgio. San Giorgio, festival Canoro, quindi premio finale, naturalmente, manca a dirlo, un cagnolino d'oro. Com'è che c'è il gatto? Il telegatto? Sì, la doppia delle orecchie, che dice le minchiate. Ma non dico le minchiate. È collegato tuo papà, vabbè, pazienza, non ti preoccupare. No, stavo dicendo. Pazienza, lo vedi perché papà si raccoglie stanco il giorno? Per questo motivo, picchio con matte, con gente come lui. Capisci? Signora, non si permetta, per carità. Io pensavo, dicevo, che con un po' di buonsenso l'aveste abbandonato questo posto di lavoro. Sì, diciamo, stiamo fando la giuria di qualità. Giuria di qualità. E che fa, vuole bene? No, signora, guardi, io la ringrazio per... Era per lovare il suo pensiero. Sì, lo sai che le dico. Così per scrupolo di coscienza. Lo sai che le dico. Vengo. No, tu metti quella là, se sta a casa. No, signora. Anche guarda... perché ci abbiamo cantando in bottante. Viene Massimo Raineri. Prego. Massimo Raineri. E chi è? Uno qua di San Giorgio. Massimo Raineri. Che canta cose grosse per te. Signora. Cose no, grosse per te. Belle perché notizie. Laura Pavesini, se la ricorda Laura. Laura chi, scusi? Pavesini. E hai figlio di Ghengheri. Del nostro macellaio, quello della zona. Sì, esatto. Infatti, a cantare una canzone, Laura Pavesini, sì? In La sola cutine. Signora, non la conosce? La sola cutine per noi. No, signora, la ricorda? No, La sola cutine non me la ricordo. Oh, poi viene anche Tiziano, sì. Ferrofilato. Sì, beh, direi che ha una ferramenta qua, è un ragazzo un poco toccato della grandine. Casualmente Tiziano Ferrofilato che canta Marruggio. Marruggio nel senso di... Non sappiamo se c'è l'apostrofo o se non c'è, non lo so. Come Ferrofilato può essere Marruggio con l'apostrofo. Signora, chiarissimo. Ma come ha fatto Marruggio? Non lo sappiamo. Signora, è chiarissimo il concetto. La prego di non approfondire. Poi c'è il nostro amico qua della zona, Renato 0,5. Perché? Perché zero è poco, no? Beh, certo. Noi abbiamo Renato 0,5. Va bene qualche cosa. 0 è 0. Ma meno 0,5. Un po' di eccedenza, ecco. Tutto sommato. E canta una canzone, siccome lui c'è un negozio di Ferrovicchio. Sì. Si chiama, canta una canzone, si chiama Rivendo. Sì. Rivendo. Certo, come no. Per realizzo, naturalmente. Il sottotitolo. C'è anche una coppia. C'è una coppia, sì? Tutta siciliana. Mm-hmm. C'è Franco De Mattiati. Sì. Lo conosce Franco De Mattiati? Come no, come no. E Luca De Mattoni. Nel Luca... un vulcano, non lo sai, c'è uomo? C'è Franco De Mattiati e Luca De Mattoni, esatto. Che cantano Centro Uno Se Fa Permanente. Allora, lo conosci? Certo, scommetto che fa centro così. Centro dove si fa la A permanente. Che è successo? No, niente, signora, sì. Sono ogni tanto delle interferenze, tranquillo. Oh, Giuliano di Montepalma che invece ci canta Arrivederci Nesima. E poi tanti altri ospiti, Francesco Arenga, Lucio Palla, Francesco de San Gregorio. Scusi, Lucio? Lucio Palla e Francesco de San di Gregorio. San Gregorio. Lei che fa viene allora? Eh? Allora, guardi, per la giuria di qualità, sì. Ecco, ma solo per quella comunque, signora. Mi raccomando, che ci sono raccomandate qua. No, signora, parla con me. Guardi, io sono voti, parla con me, giusto? Signora, guardi, io sono incorruttibile. Ma come incorruttibile? Come si permette, signora? Posso parlare a Cugnazzo, vedo così incorruttibile. Ma che cosa, signora? Con mia buscava qualche cosa. Cugnazzo busca solo signora, roba, guardi, quindi che faccia io... lei. Signora, guardi che io non mi fermo davanti a niente. Guardi lei che io non mi... votare per Tiziano Ferrofilato, signora, ascolti, io non mi faccio corrompere da nessuno. Se lo segni. Signora, io mi segno un fico secco, perché guardi che... Marruggio, no, fico secco è nauso cantante, Marruggio. Ascolti, al di là del fatto che questa cosa è il Marruggio, insomma, non lo so, già con l'apostrofo, l'ho capito, signora, però già mi indispone il concetto del Marruggio, capito? Cioè, ma è Marruggio, perché forse lui Sarruggia. Sarruggia. Può essere anche Marruggio tutto un può essere anche un errore di stampa, può essere che è Marraggio. Può essere anche un errore di nascita, giusto? Non lo cioè, sappiamo. Un errore della natura, perché Marraggio sì, era un'altra ancora. Per carità, signora. Comunque ciò nonostante, io le dico che veramente lei può provare tutto quello che vuole, può tentare di corrompermi, ma come si dice, in certi ambienti
infatti non Cinecittà, no, guarda, okay, faccio dire. Va bene, va bene. Non Cinecittà. Fiella, l'hai sentita, vero? Poi non mi dire che sono cattiva io che ci mando Ignazio sotto casa. No, signora, ma che c'è? Scusi, ma lei mi sta signora, lei mi sta minacciando? La devo lasciare che ci devo dare la cotoletta. Ma che cotoletta, signora? A quest'età i bambini mangiano arrostita, ce l'ho arrostita. Ma che cosa? Ma che cosa, signora? Dia al massimo un passato di verdure. Come? Un passato di verdure. Ma è passato, è scaduto. Ma che c'entra, signora? Dia un passato di verdure. Ma cioè, che c'entra? Bambini? Sì, signora, ne ho due e sono cresciuti bene grazie a un'alimentazione sana e a un'educazione equilibrata. E c'ha due bambini? Cioè, ce n'ho un maschio e femminuccio, c'ho, sa? Moglie, no, sì, no, ce li ho anch'io. Anche lei? Anche io vesto bene. Non ce la facevo capace. Ma io vesto benissimo il ruolo dell'educatore, signora. Ma voi? Io gioco benissimo il ruolo dell'educatore. Io che infatti. No, signora, può fare altro. Io, guarda, lei. Signora, veramente, lei oggi sta un po' esagerando, sarà signora. Segnato Marruggio. Signora, ancora! Ma non è vero! No, guardi, signora, che io non mi lascio corrompere da nessuno. La saluto, a risentirci. Grazie, arrivederci. Scusa, come si chiama questo? Marruggio. Marruggio come? Tiziano Ferro Salato. Aspetti, che lo scrivo. Marruggio. Tiziano Ferro. Non so se è con l'apostolo o se no. Vabbè, intanto scrivo Marruggio. Marruggio. Tiziano, okay. Ferro Filato. Beh, facciamo come l'anno scorso. Grazie, signora, signor Fabio. Allora mi raccomando. Buongiorno, è incorruttibile. Non mi lascio corrompere. No, non mi lascio corrompere. Buongiorno, buongiorno.